Benvenuti amici Vapers, benvenuti canale YouTube Alisvapo e io sono Mr. Ninno Tata, trattino basso TNT, nuova linea unplugged di Iron Vapor, 6 aromi, 15 ml per farne 100. Allora, in questa recensione, ragazzi, molto veloce, ne andiamo a vedere solamente 3, ovvero i primi 3, la traccia numero 1, la traccia numero 2 e la traccia numero 3. Vediamo la traccia numero 1, vaniglia custard e fragola. Utilizzo un Adali con una coil complessa. Allora, al palato c'è la presenza di una buona fragola, una fragolina corposa, carina, gradevole, che forse non vorrei azzardare, mi ricorda molto l'aroma Flavor Max, la crema di fragola. Quindi probabilmente insieme a quella sono andati a bilanciarlo con una vaniglia custard. Allora, la custard in questo liquido non esce come quella custard che siamo abituati noi, il vaniglione bello, importante, potente, che sentite la parte d'uovo, no. La vaniglia custard, secondo me, va ad accompagnare quindi la presenza di fragola. Esce lieve, non esce troppo pesante, quindi a mio avviso si direbbe una prevalenza di questa crema di fragola che subito dopo viene accompagnata dolcemente da questa custard. Ripeto, rimane veramente molto leggera al palato, quindi se cercate un connubio tra una crema di fragola ed una vaniglia in sottofondo, allora potrebbe fare al caso vostro. Se, come leggete nell'etichetta, rappresenta vaniglia custard e fragola e vi aspettate quindi il classico vaniglione, quello che magari fa nonna, amici miei, continuatelo a farlo fare da nonna perché non è quel tipo di liquido, risulta veramente poco invadente, è gradevole, è bilanciata, quindi crema di fragola e subito dopo la vaniglia che accompagna tutta la svapata. Traccia numero 2, amici miei, Steven. Vado ad utilizzare un Enteon. Questa volta invece ho utilizzato un Coilord 24 gauge. Ho fatto 5 spire su punta da 3, quindi sto anche molto morbido. Ed ho una resistenza finale sullo 0,40. La traccia numero 2 è latte e menta. Allora, passando dalla dolcezza di una cassa di una vaniglia con la crema di fragola, questo è un liquido che innanzitutto mi risetta le papille gustative perché esce una menta. Una menta come? Una menta fresca. Una menta dolce, anche qui quindi accompagnata dalla presenza del latte. Vorrei azzardare anche su questo liquido, quindi la presenza forse del milk, degli aromi Flavor Max. Quindi percepisco la presenza della menta, forse un po' come quella delle gomme Brooklyn, come si chiama? La Peppermint. Eppure il latte lo raggiunge la presenza, il sapore della menta quasi in contemporanea, però a mio avviso esce menta, boh, latte subito, gradevole, piacevole anche al palato. Risulta quindi un liquido fresco. Se cercate quindi la menta, quella potente, importante, no, una menta dolce, gradevole al palato, accompagnata dal latte, quindi hanno bilanciato questo aroma. Ideale per tutti gli usi, tutti gli atomizzatori, dal cloud, dal flavor. La presenza quindi della menta non è così invadente, nonché è presente in tutto il liquido perché secondo me, come vi ho detto, esce su tutto. Risulta un bel liquido, ben bilanciate tra le due presenze di aromi, ovvero menta e latte. Ultima traccia, amici miei, la numero 3. Passiamo da un genere cremoso, un genere col fresco. E torniamo a parlare di un fruttato 100% perché il numero 3 c'è pesca, mango e lime. Vado ad utilizzare un Nudge 22 di Uotofu. Anche qui ho utilizzato lo stesso filo, quindi il Coilord 24 gauge e le classiche 5 spire per avere una resistenza abbastanza morbida di 0,40.
Qui la frutta, amici miei, regna sovrana. Allora, si sente la pesca. Il mango, che di sé per sé è un aroma molto forte, non va a sovrastare assolutamente la presenza della pesca. Ed il lime verde pungente dà quel senso di freschezza al liquido. Oh, dico freschezza perché non c'è il ghiaccio, non c'è la menta, ma la presenza del lime aiuta a rendere fresco e gradevole tutto il liquido. Pesca e mango praticamente sono bilanciatissimi. Forse tendo a dire che la presenza della pesca è leggermente maggiore. La pesca quindi di sé per sé ha già un sapore più morbido. Quindi per non essere coperta dal sapore del mango, secondo me hanno fatto pesca pesca, mango ed infine lime. Il lime riesce a dare quella sua punta di freschezza pungente su questi due aromi principali. È un liquido buono, gradevole, anche se a tratti percepisco la pesca, il mango e il lime. Alla terza o alla quarta svapata invece sento quella punta di mango che va a prevalere, che quindi è piacevole, è gradevole, è dolce. Quindi un fruttato con due sapori, con due frutti, diciamo, saporiti, ma che sono riusciti ad andare a bilanciare affinché ci sia un liquido dal gusto rotondo. Rotondo significa che nessuno degli aromi presenti o quindi bilanciati in questo liquido vanno a sovrastare l'altro. Un gioco sicuramente di temperature farà uscire differentemente i vari sapori, però per come sono stati bilanciati hanno fatto veramente un liquido che riesce a dare le note di tutti e tre i frutti che hanno voluto utilizzare per questo liquido. Concludo qui il video con i primi tre unplugged: vaniglia custard e fragola, latte e menta, pesca, mango e lime. Pollicione in su, amici miei, quindi lasciate un like se il video vi è piaciuto, commentate il video, ditemi cosa ne pensate di questa nuova linea, di questi nuovi aromi 15 ml. Mi trovate anche su Instagram, basta fare una ricerca tatta e scrivere Olli Svabo. Lasciate un like sulla mia pagina Facebook, io vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo video. Vi invito pertanto a rimanere sul canale per la mia prossima recensione. Saluto a tutti quanti, ciao, Mr. Ninno.